riguarda una delle saghe dei Cavalieri dello Zodio. Saghe con la A. Giusto. Come Brignani con la O. Esatto. Signor Brignano. Signor Brignani, no, con la O. Signor con la O, no, Brignano con la O. Le saghe sono tre. I Cavalieri dello Zodiaco, quelli di Asgard e quelli di Nettuno, con la T, non di nessuno. Sì. La saga di Asgard, quella centrale, in realtà è una saga filler. Ma, nonostante la saga... Vuol dire filler, che mentre nel manga... Esattamente. Spazio dice, io ho letto che è considerato uno dei migliori esempi di filler in assoluto del mondo dell'animazione. Nonostante questo, nonostante ci siano antagonisti... particolari, profondi, situazioni molto particolari. Ma sono anche protagonisti inediti? No. Ok. E antagonisti inediti? Ah, sì, certo. Degli inserimenti di personaggi vari. Sì. Nonostante tutto ciò, nonostante il successo della saga, sì, i giapponesi l'hanno odiata perché è un filler. E i giapponesi odiano i filler. Ma anche io li odio i filler. Hai visto i filler di Under Under 99? Però in Occidente ha avuto successo. Non è Goku che guida una macchina. Perché quello è un filler, abbiamo stabilito. Esatto. Totalmente inutile, stupido. Qua stiamo parlando proprio di una saga in cui c'era un altro nemico, altri nemici, però costruita bene. Se non conosci il manga, non ti poni manco la domanda se realmente può essere una cosa che c'è un... Okay. Perché nell'anime regge. Nell'anime regge. Ok. L'altro trivia riguarda una cosa che ho scoperto ieri. Ah! Ovvero che c'è in... in progetto, in uscita ormai, non è ancora stata data la data, un TBD, esatto, una scadenza, ma uscirà un live action basato sulla prima serie dei Cavalieri dello Zodiaco. Oh, tra il 2020 e il 2021 c'era scritto. Però, scusami, i giapponesi odiano i filler, che possiamo capire, però amano... Però amano i live action, lo sappiamo che amano i live action. Esiste live action di qualunque serie. Sì, lo so. Anche quello di Dragon Ball. Esatto. E quello di Dragon Ball è fatta meglio di Dragon Ball Evolution. Io mi riferisco a quello di Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution è live action del giapponese. Scusami, esiste un live action di Dragon Ball giapponese? Esiste uno giapponese, uno coreano, non mi ricordo di quale parte. No. E forse anche un terzo. Ok. Non ne sono sicuro. Vabbè, fantastico. Vabbè, io pensavo a Dragon Ball Evolution. No, cioè, Dragon Ball Evolution è un adattamento cinematografico americano. Ah, e come tutti noi sappiamo, gli americani devono... Stuprano le storie. Sì, tutto. Sì, abbastanza. Detto questo, direi che possiamo chiudere qui. Quiz. Credo proprio. Poiché io non ho mai visto i Cavalieri dello Zodiaco. Zero, proprio. Manco, cioè, solamente la sigla. Infatti, quando c'è la sigla, cambiamo il canale. E poiché lei ha visto ben pochi episodi, mi ha fatto domande che abbiamo scoperto che per alcune di loro tu conosci benissimo la risposta. Wow! Ricordiamo ai nostri amici da casa che tu hai due aiuti, 50 e 50, è il nostro aiuto. Abbiamo fatto domande, secondo me, sia troppo semplici che estremamente difficili. Ah, giusto. Cioè, non credo ci sia una via di mezzo, quindi quelle domande da 3 punti... Alcuni sono da un punto, alcuni da 5 punti. Sono una via di mezzo. Però siccome non c'era, dobbiamo fare il classico schema. Cioè, avete messo da 3 punti, giusto perché c'era spazio. Abbiamo finito quelle da 5. Ok. Anche quelle da 1. Allora, ha senso. Inizio io con una domanda da un punto. Molto semplice, già questa. Però fammi leggere le risposte, eh. Allora, chi è la reincarnazione della dea Atena? Della dia. Scusa, la dia è un'altra cosa. La dia. Avete capito? Di Breaking Bad. A. Andromeda. B. Ade. C. Castalia. D. Isabel. Puoi ripetere la domanda? Chi è la reincarnazione della dea? Ah, tutti che Andromeda, e questo spiegherebbe dea, perché sì, sembra Lady Isabel. Lady Isabel, quindi la dì. La accendiamo, la confermo. È quella giusta, hai vinto un punto. Grazie. E hai un punto. Passiamo alla domanda da 3 punti adesso. Vabbè. Abbiamo detto 7 volte che era Lady Isabel, quindi. Dove è nato il cavaliere del cigno? Ok, non lo so. A. Germania. B. Russia. C.
Turchia, di Creta. Russia. Ed è la tua risposta definitiva? Russia, come quella di... Sì. Ma del Potro Romanov. Di... Mi siamo così. Ti spiazzo in due. Io ti spiazzo in due. La risposta definitiva? Sì. Accendiamo. Sì. Mi dispiace. L'hai indovinata! Gary. È una logica. Ricordo il cigno, il freddo, il ghiaccio. Il ghiaccio dov'è? In Russia, in Siberia. Ma non mi risulta che il cigno c'è il freddo. Comunque fai tu. Il cigno lanciava le cose di ghiaccio. Eh sì, è vero, c'è le cose di ghiaccio. Quindi ci è arrivato alla Siberia. E poi mi dovevo realtà... mettere Antartide, Polo Nord. Lo so, Polo Sud. Ma chi lascia il Polo Nord? Magari tu. Al freddo. Sì, al gelo, come Gesù Cristo. Una domanda che tu, secondo me, non sai. Dovresti sapere, no? È difficile. Quale sarebbe dovuto essere il nome originale di Pegasus? A. Jim. Non quello che si parla. Ricordiamo di vedere Jim Lotti. A proposito. B. Bing. C. Rin. D. Sing. Io non lo so. Non ho più palle di idea. Diciamo questo è il nome che l'autore aveva pensato per la prima volta. Sì, sì, e poi ha cambiato in Capitan Seiya. In Seiya, ha cambiato in Seiya. I miei nomi, Jin, Bing, Rin, Si. Avrebbe cambiato proprio tutte le sorti, esatto, della serie. Un altro nome. Forse in Italia l'avrebbero chiamato Pegasus. L'avrebbero chiamato come, non so, sì, Bing, Jin, Rin, come Rin di Din. O Sing. Allora, dato che non lo so, ma siamo agli inizi, io sì, butto. Sì. E dico. Sì. Vabbè, stai cucchiando. Sto mettendo insieme i figli. Dico la D. Sì. È la tua risposta definitiva. Sì. La vuoi accendere? E ci provo. Questa l'hai sbagliata. No, già l'è Rin. È la Rin, che Rin dovrebbe essere poi l'altro tratto dal nome di una stella, mi ricordo di una costellazione. Da 3 punti. Quale canale TV trasmise tutti gli episodi senza censure? GXT, Italia 1, Canal Jimmy, Gay TV. Ho sbagliato la domanda. E quale canale TV trasmise per la prima volta giusto, perché tutti gli episodi senza censure? Senza censura, sì. Sì, no, avessi non censurato. Perché quella che abbiamo visto su Mediaset era censurata chiaramente. Brava! Bravissima! Congratulazioni! Ora, quindi la B non è. Quindi ti rimane GXT, Canal Jimmy, GTV. Che ti ho dato un aiuto. GTV non penso. È proprio Guy TV. Sì. Ma non sono inventati. Allora, ti dico questa cosa. Tutti questi canali hanno trasmesso in qualche modo i canali dello Zodico. Tutti. Ma qual è stato il primo a aver trasmesso tutti gli episodi senza censure? A. GXT. G e GXT. A. La tua risposta definitiva. Sì. La vuoi accendere? Sì. Ed è sbagliata. Tutti hanno trasmesso. Nonostante il mio aiuto involontario. Esatto. Italia 1. Allora, l'odiano, come tu hai detto. Li ha trasmessi senza censure, ma non tutti. Sì. Italia 1 fu la prima che trasmise tutti gli episodi censurati. Okay. Poi Canal Jimmy li ha trasmessi per la prima volta senza censure e tutta la serie completa. Seguita, se non ricordo male, GTV e GXT. O viceversa. Non mi ricordo GXT. Molto bene, ti vuoi far recuperare qualche punto? Perché mi sa che sei andato un po' malino. Beh, domande ancora. Domanda da 3 punti, così tu ti riscaldi. Secondo me questa tu la devi sapere per forza. Quale tra queste tipologie di cavalieri non esiste? A. Cavalieri oscuri. B. Cavalieri di bronzo. C. Cavalieri di Hades. D. Cavalieri di Nettuno. Nessuno. Cavalieri oscuri. Sì. Sono i cavalieri neri, non sono i cavalieri oscuri. Ricordiamo il cavaliere oscuro e basta.
Esattamente, lui. Maniere di bronzo ci sono ovviamente, i cavalieri di Nettuno. Nettuno. È la terza saga, quindi c'è sicuramente. Ok. Quelli di Ade è quello scuro. Sì. Visto che è 2 più 2, puoi utilizzare 50-50. Ci hai provato? Ah no. No? Mi butto quindi. Sì. Mi dico là. Diciamo che tutto questo dopo tardi non è stato molto fortunato, però io vado con la liturgia e ti dico, è la tua risposta definitiva? Sì. La vuoi accendere? Sì. E questa volta l'hai indovinata! Non era Batman! Ma perché ti sei confuso? Sei il cavaliere oscuro! No, perché Ade, perché prima avevo capito Hades. Avevo scritto Hades. Hades. No, invece Ades. Non so, io ho trovato Hades e ho scritto Hades. Dovrebbe essere Hades. Infatti inizialmente non avevo capito se tu avessi detto Hades o Ares. Ok, ok, ok. Ok, sistemando. Bene, allora l'autore ha detto che ognuno dei personaggi all'interno del suo manga e anime hanno degli hobby. Quali sono? Qual è l'hobby di Pegasus? A. Scrivere poemi. B. Lotta greco-romana. C. Giocare a calcio. D. Suonare la chitarra. Che viene specificato, cioè si vede in un episodio Pegasus che fa una cosa. Di quanti punti è? 3. Oh, no, scusami, 5. Io ho una vaga idea. 50 e 50. Stiamo un secondo, eh? Il computer sta elaborando. E che tanto comunque ci può arrivare lo stesso, cioè comunque. Allora, rimane la B e la D. Lotta greco-romana, suonare la chitarra. Mi guardavo male. A questo punto. Cosa ti ricordavi così? Diciamo per gli amici che giocavo a calcio. No, però ti ricordavi bene. Ti ricordavi bene. Ti ricordavi bene. Era di qualcun altro questo. Sì, allora. Era associato un po' a tutti quanti. Il fatto che tutti i personaggi giocassero un pochettino a calcio. Io per questo te l'ho voluto togliere. Me lo togli. Quindi in questo caso, per suonare la chitarra, non mi ricordo nessuna scena in cui io suoni la chitarra. Sì. Anche se potrebbe essere, attenzione. Ok. Dico la lotta greco-romana. Non cascare il mio eroico. Di Neo Genesis Evangelion, in cui ho detto che non ho mai visto quello suonare la chitarra, però quello suonava la chitarra. B. Shigeru Aoba suona la chitarra. Quindi, secondo te è la B? Secondo me sì. Ok, è la tua risposta definitiva? Sì. La vuoi accendere? Sì. E sei cascato nel nostro clickbait. La chitarra e lei mi ha fatto vedere proprio la scena, mi ha fatto vedere. C'è proprio l'immagine di lui con la chitarra, di Pegasus. Manda un punto così facile, no? Così proprio qualche punticina, perché stai andando un po' male. Lo so, i cavalieri sono un po' particolari. Sono un po' complessi. Quale fu la prima nazione occidentale a trasmettere i cavalieri dello Zodiaco? Questa da un punto, sì. Va. Questa è la prima notizia che trovo. Allora, vedi la prima notizia che trovo. La prima notizia che trovo. Non puoi sbagliare, perché questo deriva, cioè da questo cambia tutto. Come noi conosciamo. Ma non lo sapevo, allora l'ha detto sempre lei. Cioè lei ha fatto quasi tutte le domande. A. Italia. B. Germania. C. Spagna. D. Francia. Se vuoi puoi usare il nostro aiuto. Sì, non posso fare una domanda da un punto. Vabbè, effettivamente è un punto. Quindi. Italia, Germania, Francia, Spagna. Oh, pensa bene. Io voglio lo zodiaco. Dall'86 all'89 in Giappone. Dal 90 in Italia. Ecco perché mi ricordavo 88, perché 88 è la prima volta che fu trasmesso in Occidente. 90 in Italia. Prima di Italia tu ci poteva arrivare. La Germania, la Spagna o la Francia? O l'Italia, forse Italia fu la prima, ti aspetta. Ma pensa anche al tipo di tematica comunque. Che si tratta. Cosa per fine? Che nazione è più fine? No, non potete. Puta, siamo da un punto, diciamo Germania. Germania, la B è la tua risposta definitiva. Sì. La vuoi accendere? Sì. È Francia.
è la Francia, perché il primo paese occidentale, al di fuori proprio dell'Asia, dei paesi orientali, è stata la Francia, che gli diede quel nome di Cavalier Lone. Le Cavalier de l'Exotique. Esatto. E poi tutti l'hanno copiato, l'hanno tradotto letterale, cioè il titolo che avevamo messo in francese. Infatti, in inglese si chiama Sensea Knights of the Zodiacs. E tutto deriva perché sono stati francesi a mettergli sto titolo, se no non l'avremmo mai conosciuto come i Cavalieri dello Zodiaco. Mi dispiace. E pensavo, cioè da un punto, perché pensavo fosse una cosa... Pensavo i tedeschi. No, no, invece non erano i tedeschi, erano i francesi. Domanda da 3 punti, e io spero che tu la sappia a sto punto, perché dopo anche in difficoltà, abbastanza. Come si chiama l'anime o il manga? Sensei. Tuttavia, cosa significa letteralmente Seiya? Seiya, che significa? A. Pianeta. B. Stella cadente. C. Via Lattea. D. Costellazione. Non ci puoi arrivare. Ma non ho neanche idea, cioè... Ma cosa hai studiato? L'anime, le puntate, cioè l'anime. Ma questa, ma tu beh, scusi, quando vai a vedere Pegasus e formazione Seiya significa che l'ho trovato io. Che non l'ho mai visto. Significa costellazione. Costellazione, quindi la D. Sì. Sei sicuro? Sicuro puoi fare qualche nostro aiuto. Da quanti punti è, scusa? 3 punti. Ancora ce n'è da 5. No, stella cadente. Sì. Poi. Pianeta, Via Lattea, costellazione. Sei, è lui, il protagonista. Cosa potrebbe essere? Secondo me è costellazione. Costellazione, D, è la tua risposta definitiva? Sì. Vuoi accendere? Sì. Ed è sbagliato. È il terzo paragrafo di Pegasus su Wikipedia. Questa è stata inventata da lui, che l'ha trovato. No, io associavo la traduzione, Senseiya. Che è stata costellazione? No, è costellazione santa. O stella cadente santa. Ma non mi suonava. Come cosa in mente. Sai. E poi quando dici stella cadente santa. La santa stella cadente tipo stella cometa. Sì, no, però in inglese santo utilizzato come aggettivo non è saint ma holy. Perché saint è tipo così santo. Sì, santo, sì. Comunque. Il santo. Che dobbiamo fare? Lo dice che non lo serve, domande semplici sono come Sirio viene distrutto lo scudo. Ma non lo so! Chi è il primo con cui si scontra Pegasus? Non lo so, non l'ho visto! Ma questi non sono info, cioè. Sono domande. Questo è sull'anime. Però facciamo questo. Questo è sull'anime, buona cosa sull'anime. Questa è una domanda specifica sull'anime, eh? Ma quale episodio? Nell'episodio 11. Nell'episodio 11. Di quale poeta viene citato un sonetto? Cioè, proprio vengono dette delle... A parte che, comunque, tu sai alcune... Dante Alighieri. No? Aspetta. Se vuoi ti posso... Posso leggerti... C'è il tono. Però ragiona! Non ma è affettato, eh? Domanda dai 5 punti. Comunque, Dante Alighieri, Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Francesco Petrarca. Episodio 11. Da ieri viene citato. Sì, ma non Giacomo viene... Leopardi mi pare anche. Vengono citati un po' tutti. Ma quale dell'11esimo episodio? L'11esimo episodio. È quello che sono sull'anime! Ti posso leggere quello che c'è scritto così magari. Qui ho preso il blocchetto dove avevo scritto tutto e comunque sarebbe spirito guerriero che intra mi ruppe, che sarebbe che intra mi ruppe. Un detto Dante, Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi o Francesco Petrarca. Puoi chiedere anche il nostro libro, non so se sono... Che risposta io non mi sono detto. Intanto mi sarà da io. Ok. Come hai detto tu, è vero, vengono citati un po' tutti.
Ma io pensavo comunque tu nelle trivia di concentrarsi su questa cosa del doppiaggio e dell'adattamento italiano, visto che era questa cosa. No, ce ne sono troppo. Quindi, è come hai detto tu, ci sono varie cose, però nell'episodio 11 in particolare, chi è che può parlare di guerriero tra leopardi, che tu più o meno, ti dico semplicemente leopardi più romandi, depresso? Francesco Petrarca, il canzoniere, pure anche lui era in fase alterna, un pochettino perso, innamorato perso. Alighieri non ficcava, lo sappiamo. Tante Alighieri ce ne sono, di, però tratte dall'inferno. Ce ne sono, ce ne sono, di Dante, non sai. Certo, sì. Però principalmente di Dante vengono citati proprio tratti dall'inferno, comunque dalla commedia. Non, qua stiamo parlando di sonetti. Sonetto, la risposta è una domanda, sonetto. Dante scriveva sonetti e Foscolo. Ah! Davide. Io già ho parlato. Dì, la tua risposta definitiva? Sì. La vuoi accendere? Sì. Esatto, tu che è citato. Tu facciamo un'altra domanda dai 5 punti, così tu, visto che tu sei nel... Ce le spariamo tutte così. Sei nel mood. Questa l'ho inventata io. Che pesa 5 punti, però credo che valga 7. No, valga 1. No, quella che valevamo di più era questa qua, appunto. È un altro, ancora l'abbiamo fatta. Okay. In che giorno nacque Pegasus? A. 5 marzo. B. 10 giugno. C. 3 ottobre. D. 1 dicembre. Qua. Ah, ok, questo è un... Bella no. Anche questa qua nel Wikipedia, bellina, Pegasus, ultima riga. Giorno io non so perché, non mi ricordo, io mi ricordo, non so perché ho questo ricordo di marzo. Quando tu hai letto la domanda, io ho pensato marzo. Allora, non so perché marzo è il mese pazzo, si sa. Il mese pazzo. Grazie al però c'è anche, io direi che fidarti al 100% della tua memoria fino a un certo punto. Secondo me sì. Ok, è la tua risposta definitiva? Sì. La vuoi accendere? Sì. E sei cascato nel nostro clickbait. Diciamo, io mi focalizzerei su una cosa. Qual è il segno zodiacale in tutti questi giorni e mesi? Forse così ci puoi arrivare. Tipo, 5 sì. marzo, qual è cioè, il segno zodiacale? Cioè, è vero, così ci arrivi. Ok, il 10 giugno lo sai. Beh, allora, marzo cos'è è pesci. È gemelli. A 3 ottobre cos'è? 3 ottobre. Bilancio. Sì, che sì. Bilancio. 5 marzo? Ti avevo detto pesci. Pesci. Primo diciamo. Sagittario. Sagittario, esatto. Comunque è finita, io stavo dando aiuti. È disperato. Cioè, mi fa no, perché mi ricordavo marzo, non so il motivo, sto cercando di collegare marzo a qualcos'altro. Però ci c'entrai così in zodiacale. Sì, infatti, lo colleghi ai pesci. Sì, però io sto cercando di collegare ancora qualcosa. Non devo collegare nient'altro. Collega Pegasus. Pegasus, la costellazione di Pegasus. Pegasus Avilari. Dice Avilari. No? Quindi dico 1 dicembre. Ma diciamo si dice 1 dicembre. Insegniamo alle persone da casa che il primo di ogni mese non dice uno ma primo. Okay. L'1 dicembre? Non c'è l'1 dicembre. Vabbè, è il primo dicembre. Sei sicuro che sia la D? Ovviamente no, ma sì. La vuoi accendere? Sì. Ed è giusta. Ed è giusta, perché comunque più che le ali direi il corpo da... cioè, mezzo cavallo, visto che... Un sagittario è un centauro. Perché lui prende l'armatura di Sagittario. Anche questo. Vabbè. Ah, questo è che devi averlo per forza. Qual è il termine per indicare le armature? A. Dress. B. Uniform. C. Cloth. D. Armor. Ah, ma lo dicono nell'anime. Cioè, come è chiamata l'armatura? È chiamata in un modo. Armatura, in italiano. No! Okay, nella versione originale, definita. Spero poi. Armor. Diciamo che armor è un po' clickbait.
Ho capito, ma in italiano è armatura. Sì, ma però i suoi problemi. Ma non è il problema, cioè non è che posso dire come chiamano in. Ma l'ho trovato io! Che sono un antiquacquato! Gli antiquacquati sono i prossimi Simpson. Dress. Pensa, allora, dress letteralmente, cioè in inglese. Letteralmente pensa di essere armor, sì. Perché è un'armatura. Ma cos'è la cosa più neutra? Fra tutti quei, ce n'è uno che è neutro. Che serve per indicare tutto, in realtà. Cloth, è neutro. Cloth, cioè cos'è, gli abiti, le cose, li chiami cloth, cioè non lo chiami proprio subito dress, come si chiama? Vabbè, ma no. Sì, è la tua risposta definitiva, sì. La vuoi accendere? No. Ed è giusta, ed è giusta. Tra l'altro lo screen, sai come si chiama? The box cloth. Ti giuro, ma comunque è una cosa che si trova, non sto prendendo in giro. Dai, guarda che c'è. Questa cosa l'hai detta, cioè l'hai detto, l'hai detto tu. Con quale arco narrativo si conclude l'anime? A. Di Nettuno. B. Di Ade. C. Di Zeus. D. Di Asgard. Perché non può di Asgard. Ah, scusa. Avevo suonato bene io, non ho sentito bene io. Vabbè, di Nettuno. Cioè, ti vuoi buttare. Cavaliere la... di Nettuno. Ah, la risposta definitiva. La puoi accendere. Perfetto, ed è giusta. Ah, perché comunque in realtà l'anime si conclude con quello di Nettuno. Di Nettuno. Ma in realtà poi nel manga, quando più avanti, si conclude con quello di Ade. Quindi forse per questo tu non ti ricordavi tantissimo. No, Ade mi ricordavo che c'era il personaggio. Non mi ricordavo i cavalieri di Ade. No, lì puoi fare domande. Specificamente una da uno, uno da tre, una da cinque. In ordine? No, lo so, non penso che decida lei. Non lo so. Vabbè. Da 5 punti. È di cultura generale. È cultura generale. Ti devi concentrare. Cioè, aspetta, concentrati. Tra un di questo è pronto. Ah! Beh, questa la sa però. Vai, la so. Allora. A. Esiste un Guinness World Record. B. La prima associate Cavaliere dello Zodiaco. B. La prima rete a trasmetterlo fu Europa 7. C. La saga di Asgard non esiste nel manga. D. Kurumada era contrario all'anime. Guarda queste cose. L'autore. Cioè, solo una è falsa, le altre sono vere. Sì. Sono tutte vere tranne una. Te le ripeto. Esiste un Guinness World Record. La prima rete a trasmetterla fu Europa 7, in Italia, sì. La saga di Asgard non esiste nel manga. E poi l'autore era un po' contrario e restio alla creazione dell'anime. Allora, scusi, il fatto che lui fosse contrario non ne ho idea. Ma la prima rete in Italia fu Odeon TV, quindi non è Europa 7. Quindi è falso Europa 7. D, è la tua risposta definitiva. La vuoi accedere? Bravo, hai visto? Non pensavo che l'autore fosse contrario. Me l'ha detto lei. Sì, sì, leggendo, documentandomi un po'. Inizialmente lui che era contrario. Lui era contrario a fare l'anime, non lo voleva fare, però per non opporsi alla classica, perché per loro è tradizione avere il manga e la trasposizione in anime, ha detto facciamo, e poi alla fine l'anime ha avuto più successo del manga. Tra l'altro colgo l'occasione per salutare. No, di fare un trivia in questa circostanza. Sempre che ha trovato lei, cioè io sto rubando le sue idee. Perché praticamente la Toei Animation, conosciuta anche la mafia giapponese, direi proprio di sì. Nonno gli piacevano i disegni delle armature. Esatto. E le ha potute cambiare. Le ha fatte anche colorate, tutte particolari. Quindi, non pensavo ci fosse un contrasto, pensavo anzi che lui avesse spinto la cosa. Faccio una domanda a un punto che forse è un po' difficilotta. Forse un po' difficilotta. Ma in teoria, se lui sapeva degli UAV, delle cose, deve sapere anche lei. Esatto. Cos'è la gigantomachia associata ai Cavalieri dello Zodiaco? Gigantomachia. Di cosa si tratta? Che cos'è la gigantomachia? A. È un romanzo. B. Un gioco di carte collezionabile. C. Un lungometraggio. D. Un manga speciale. Risulta
sempre nelle schermate principali. Manga sei figa. Sicuro? Ma potrebbe essere il gioco di carte collezionabili. Metti così la tappa di difesa. Non so come funzionasse. Giusto. Ma è un... metti la trappola. Il gioco di carte c'è. C'è il gioco di carte. E si chiama Gigantomania. Uno a però pensa al nome. Gigantomania. Gigante. Appunto, quello sto cercando di associarlo. Giusto, esatto. Romanzo? È la tua risposta definitiva? È da un punto, no? Non mai, adesso che adesso. Sì. La vuoi accendere? Sì. Ed è esatta! È il romanzo! Bravo! Ultima domanda, da tre punti. Da tre punti, ultima domanda, dopodiché... E questa, no, questa è una domanda proprio del manga. Del manga. Poi sai anche del manga. No, del manga, sì, certo. Dell'anno. Chi è il successore di Shaga, il cavaliere d'oro della Vergine? Chi è il... Esatto. Ah. Dove cacchio ho perso il segno? Vabbè, qua. Ok. A, Pegasus. B, Crystal. C, Andromeda. D, Sirio. Siccome è vergine, mi verrebbe da dire Andromeda. Assentimento. Assentimento, giusto, eh? Rifletti, chi è il... Fa ridere come cosa, perché tu capisci che associare Andromeda al segno della vergine un pochettino. Beh, così, vabbè. Allora, a me, cioè... Vista il cigno non era con la vergine, questo non lo ricordo. Non mi ricordo con chi era, con pesci o era acquario. Un altro rosso. Ma con l'acqua, per il destino dell'acquario. Mai poi l'altro chi era? Pegasus e Sagittarius. Andromeda e Sirio. Sirio il dragone. Non lo so, dico Andromeda. C. Assentimento. Sì. Esatto. In tale circostanza dobbiamo necessariamente darti la grazia. Vale 10 punti? No. No. Che nonostante tutto comunque... alcune le indovinate. Ma non sei in fondo alla classifica, che ancora io conquisto il fondo della classifica. Fieramente. Mi sarei arrabbiato, cioè ti avrei dato tanti punti perché non volevo che tu andassi sotto. No, voglio io essere. Visto che io non ho potuto raggiungere la cima perché lei ha sbancato tutti con Pokémon. È stato quello il colpo di glitch. Hai equalizzato? Certifichiamo. Vai. Firmato. 28 punti. Vabbè, dai. Comunque, io tutto rispetto. Pensavo peggio su Sanseia. Capitan di Sanseia o Sanseia? Io dico Capitan Seia. Quello è Capitan Tsubasa. No, è Capitan Tsubasa e Sanseia è l'unico crossover che ho invitato io, che sarà prossimamente disponibile su YouTube. Sì, in cui parteciperanno anche i Power Rangers. E Tartaruga Ninja. Visto che loro già hanno... E sai che farà un cameo speciale? Stan Lee dall'oltretomba. L'onnipotente Stan Lee. No, l'onnipotente Topolino. Non fare quel nome che ti batte. E ci vediamo con il nostro prossimo e ultimo episodio degli anime della nostra infanzia, di cui parlerò di Inuyasha. Non sarò come questi due perché dico Inuyasha e poi esco con un altro nome, perché Inuyasha si chiama Inuyasha in giapponese, Inuyasha in Italia, Inuyasha in Inghilterra, eccetera, eccetera, eccetera. E lo scopriremo poi nel prossimo episodio. Ma chi è Inuyasha? Uno sfigato. No, è uno figo. Se lasciamo perdere la trama e poi... Vabbè. Grazie per averci seguito e ci rivediamo la prossima settimana. Ciao!